Sicuramente sì, una partita molto importante per noi. Dobbiamo avere veramente il desiderio dentro il cuore di fare una grossa prestazione. Dobbiamo sentirlo in maniera forte, però sempre con la grande lucidità, perché altrimenti faremo sicuramente peggio. Dobbiamo essere molto bravi a tenere il campo, molto aggressivi, molto intensi. Giocare con grande intensità, perché il Brescia gioca con grande intensità. Una squadra che gioca molto bene, una squadra di giovani, molto dinamica, non dà punti di riferimento. Quindi noi ci serve una prestazione importante dal punto di vista caratteriale, innanzitutto, piena di grinta, di temperamento, ma con lucidità, che non deve mai essere perdere di vista questa realtà. Mister, il centrocampo in qualche modo rinnovato a Livorno ha dato i suoi frutti, perlomeno in fase, diciamo, di non possesso, il cosiddetto centrocampo muscolare, noi lo chiamavamo ai tempi di Castelli centrocampo operaio. In realtà se togliamo Citali e mettiamo Eros Schiavone, praticamente è lo stesso centrocampo che in realtà ha fatto le fortune della Berlino. Ecco, questo centrocampo impostato su tre mediani, se vogliamo, in qualche modo, comunque insomma abbastanza votati all'interdizione, può essere, diciamo, un'impostazione di massima anche per il futuro? Ma sarà sempre il campo a dire tutto questo. Non basta una buona partita, perché penso che buone partite le abbiamo fatte anche con un altro modulo. Io penso sempre che sia uno spirito di squadra, che sia una squadra la compattezza nella mentalità. E penso che tutto può essere, ma penso che non sia questione di uomini, ma di come si interpretano e si giocano le partite, se è meglio di tutte le qualità dei singoli giocatori. Vediamo, speriamo da domani, visto che giocherà presumibilmente lo stesso centrocampo, di portarla a casa. Se domani sera non fosse così, magari mi farà un'altra domanda se non era meglio mettere dentro qualcun altro, perché questo è il calcio e io mi auguro che i risultati siano chiaramente positivi con questo o con questa interpretazione che daremo alla gara, non tanto per chi il singolo giocatore. E per completare, Insigne come sta? Sarà della partita. Insigne sta abbastanza bene, ieri ha provato, l'ho un po' risparmiato, ha fatto solo un pezzettino piccolo di allenamento, oggi ha risposto bene la caviglia, quindi diciamo che è a disposizione. Assolutamente. Io ho parlato di arbitri per la prima volta domenica su domanda specifica di un vostro collega. Penso che di episodi e situazioni arbitrali ce ne fossero state, visto che viene presentato un dossier precedentemente. Non mi sono mai permesso di venire alla stampa a piangere, a fare del vittimismo e tantomeno non l'ho fatto qui e neanche questa settimana l'ho fatto nei confronti dei giocatori, in maniera assoluta. Gli errori arbitrali purtroppo ci sono in buona fede, fanno parte del calcio e dobbiamo prenderne atto. Che poi sia una realtà che in questo periodo così breve siano verificate tante situazioni non favorevoli, penso che sia un dato di fatto reale. Quindi guai a piangersi addosso, guai a fare vittimismo, guai a pensare agli arbitri, cosa che mi creda che noi non abbiamo mai fatto e lo testimonia 8 partite. Poi su una, uno, la proprietà o anche l'allenatore su una domanda rispondiamo in merito a quello che è stata l'evidenza. Per Luiz sarà una gara diversa, cioè sarà un avviatino diverso da quello che lei in genere schiera nelle gare esterne rispetto a quelle interne, o la mentalità e quindi anche l'assetto tattico saranno gli stessi, considerando quello che lei prima rimarcava, cioè questa vigoria giovanile mixata a quel pizzico che non è poco di esperienza di calcio con la.
ogni partita io dico sempre la storia a sé, però noi l'atteggiamento deve essere quello di una squadra molto compatta, quello che dicevo all'inizio, la prima domanda, molto aggressiva, molto con lucidità, e quindi vuol dire tenere le distanze, vuol dire non farsi prendere solo esclusivamente dalla foga, tenere l'equilibrio di squadra. Questo, dicevo, non è importante tanto chi gioca, il nome, ma che una squadra rimanga equilibrata. L'equilibrio non lo dà il nome o uno, le caratteristiche di un giocatore o di due, è una squadra. Perché se i centrocampisti non accompagnano o gli attaccanti non mi rientrano a fare la fase difensiva, la squadra si allunga e inevitabilmente non ha importanza chi giochi. Quindi deve fare la partita giusta, consapevolezza che noi dobbiamo cercare attraverso la prestazione, la cattiveria e la determinazione di fare il risultato pieno, perché questo è quello che ci serve. Scusami, non ho sentito. No, dicevo, perché la sua foto di un sì. 4-2-3-1 che è un giallo di 4 elementi maniato di disco, servirà una fila molto aperta per tutti i nostri laterali. Questo vuol dire che gli scontri e uno tra gli identificati dovranno un atteggiamento di una difesa bassa, più coperta. No, dovranno avere grande attenzione difensiva, cosa che in qualche occasione abbiamo sbagliato. Però mai essere rinunciatari, perché altrimenti vuol dire che devo solo subire gli avversari, e alla lunga penso no. Penso che se anche Embalo Kupic fanno qualche metro all'indietro, poi non sono così freschi e non partono da una posizione alta con continuità, però chiaramente con l'equilibrio, quello che dicevo poc'anzi, anche dei centrocampisti che devono garantire. Perché un po' la partita penso che saremo chiamati sulla carta a farla, poi si può fare di rimessa se gli avversari sono più bravi, ti mettono in difficoltà, però penso, insomma, non penso che dovremmo essere rinunciatari, stare bloccati, perché insomma, no, non credo che proprio faccia bene. Però le partite, ripeto, c'è un'impostazione generale di una squadra molto attenta, molto concentrata, molto equilibrata, molto cattiva, molto grintosa, poi sono le letture singole delle singole partite. Che vanno lette, che vanno interpretate bene. Se ne ripetiamo gli errori col Vicenza, che abbiamo preso 4-5 ripartenze in tutta la partita, abbiamo preso 4 gol, lì sono errori che commettiamo, indipendentemente che fossimo una difesa 5, quindi abbastanza bloccata, anzi bloccata, schierata e tutto quello che si vuol dire. Non dobbiamo ripetere errori. Mister, uno dei limiti che c'era stata, erano stati evidenziati prima di Livorno in fase offensiva, era questa scarsa collaborazione, tra virgolette, tra i due attaccanti, Cavano e Trotta, che in realtà, diciamolo francamente, sono due prime punte, quindi già la simbiosi era un po' difficile. E invece Livorno ha detto che in effetti questi due possono ritrovarsi e il gol confezionato la ritrova. Questo ovviamente è un grande vantaggio per la Verità. Ma io sotto questo aspetto, l'ho detto anche qui in conferenza stampa più volte, ero molto, molto tranquillo. Sono due giocatori che si integrano benissimo, sono due giocatori tecnici, due giocatori che di qualità tecnica devono farla sfruttare al meglio, dialogando tra di loro sicuramente. C'è un trequartista che gli va a sostegno, un altro giocatore tecnico, quindi tra chi ha qualità tecnica c'è meno difficoltà di linguaggio rispetto a non avere qualità tecnica. Quindi non è una sorpresa che abbiano dialogato. Sul punto è buono, ma non per domani, diciamo che da ieri no, oggi ha giocato 5 minuti anche di partitella finale, quindi teoricamente dalla prossima settimana è a disposizione completa, non è convocato comunque per domani. Grazie. Sarà un campo pesante questo, ma il tempo di questi giorni la preoccupa? No, domani c'è il sole e quindi asciuga, no, domani c'è il sole. Allora ci ha un bel sole positivo per noi. E poi c'è il cosiddetto centrocampo muscolare, quindi dovremmo avere vantaggi in questo senso. Il campo lo dirà. A parole tutto si può dire, finché non si è smentiti. Spero che non sia smentito, chiaramente. Mister, per quanto abbiamo visto ieri, il campo che abbiamo fatto questa è
No, questo è importante, dire che c'è proprio quella serenità, le assicuro che all'inizio ce n'era un po' di più, c'era un po' più di tranquillità, di serenità, però la media di quell'allenamento ieri, che venivamo anche dalla palestra, è una media, proprio media, dell'allenamento. Ci sono anche allenamenti molto, molto più intensi, ieri venivano da una seduta di palestra, quindi erano un pochino più appesantiti. Però è un fattore fondamentale che non deve essere... Cioè l'autostima ci deve essere, la fiducia in noi stessi, singoli e con il collettivo, perché altrimenti non si va da nessuna parte singolarmente. Però c'è sempre stato questo spirito di squadra molto, molto positivo, mi creda, non ci sono mai stati problemi di questo tipo, sotto questo aspetto. Abbiamo fatto allenamenti quasi sempre, poi è chiaro che qualche allenamento lo si fa anche un po' meno bello, un po' in cui l'allenatore si arrabbia qualche volta in più. Però mediamente, ecco, questa è una media di buona intensità con cui ci alleniamo.